Buonasera a tutti, io sono Maurizio Zacchi della società Map2C. Volevo parlarvi oggi di come io credo che ognuno di noi nella propria attività, nel proprio business, possa fare qualcosa di positivo nell'ambiente, chiaramente nel business e quindi concretamente. Siamo una startup nell'ambito del marketing e della comunicazione. Una delle prime cose che ci siamo chiesti è che cosa potevamo fare per dare un piccolo contributo di carattere sociale. Ci siamo ispirati ai Green Makers, che è un gruppo che trovate anche su Facebook. Il tema è quello della responsabilità sociale delle imprese, che significa essere profittevoli, la prima cosa, rispettare la legge, essere etici e essere soprattutto buoni cittadini. Dove essere buoni cittadini, anche secondo la Comunità Economica Europea, significa essenzialmente aprire il sistema azienda alle problematiche di carattere sociale e soprattutto di carattere ambientale. Il tema di oggi è soprattutto questa attenzione alle problematiche ambientali. Quindi la scelta che abbiamo fatto è di allargare la nostra offerta a una serie di sistemi tecnologici che potessero dare un contributo, anche per eliminare quell'assioma per cui il progresso e l'innovazione tecnologica fanno male all'ambiente. Siamo convinti che attraverso questo si possa fare qualcosa. Collaborazione a distanza, quindi sistemi di collaborazione a distanza, e l'assunto è che riducendo il 30% di viaggi di affari si può arrivare a un risparmio in termini di tonnellate di CO2 sicuramente molto importante. Se poi pensate che la maggior parte di questi viaggi sono spesi in riunioni che per definizione sono spesso inutili, forse diventa quasi un obbligo morale, no? Tentare di intervenire su questo tipo di materia e quindi cercare di renderle comunque almeno più efficienti e più efficaci ed ottimizzare i tempi. No, questa è un'altra delle tante che girano su internet: se ti senti solo fai una riunione. E l'obiettivo, ripeto, è riuscire a introdurre anche etica e produttività all'interno di questi sistemi e dei meeting aziendali. Quindi queste sono alcune delle forme di collaborazione a distanza che oggi si possono praticamente fare con sistemi avanzati, sistemi soprattutto di video e web conference, e che ci consentono di ridurre molto di quello spreco. Per questo noi abbiamo attivato una collaborazione con una società, la Etra.net, che fa servizi di questo tipo e che permette quindi di oggi di veramente di collaborare e di condividere indipendentemente dal luogo dove le persone si trovano, sfruttando non solo il video ma anche il web. Da questo punto di vista cercare di riportare il concetto di meeting aziendale, di aumentarne la produttività ma soprattutto di ridurne i costi e l'impatto ambientale. Questo, tra parentesi, non è più solo una cosa per le grandi aziende. Da questo punto di vista, ecco, io quando ero giovane ero affascinato al concetto di teletrasporto. Oggi credo che forse concretamente possiamo tentare di realizzare qualcosa in termini di telepresenza, quindi riuscire ad avvicinarci, a far muovere non tanto le persone quanto le informazioni e utilizzare la tecnologia. Ma non ci sono solo i meeting aziendali, questa è una mia esperienza personale. 10 minuti di consulenza di un notaio mi sono costati 3 ore di attività inutili e quindi mi chiedo se anche da questo punto di vista possiamo intervenire, soprattutto in termini di consulenze. Io credo che alcuni ancora penseranno che queste sono cose irrealizzabili, ma ci sono già molti studi che si stanno muovendo sotto questo profilo, cioè riuscire a erogare delle consulenze in via telematica, che è una cosa molto semplice, insomma. Certo, se qualcuno si occupa di queste attività economiche penserà che io sono un folle e certamente non farà nulla per tentare di cambiare questo modello economico, soprattutto se si occupa di petrolio, di automobili, di parcheggi. Ma se io penso poi fondamentalmente, ognuno di noi pensa che oggi si possa perseguire un modello di sviluppo sostenibile, io credo che dobbiamo insomma fare qualcosa, ognuno nelle nostre attività, per trovare dei sistemi che ci aiutino in qualche maniera a trasformare la società in meglio. Le applicazioni possono essere tante, ognuno di voi le può immaginare, ma comunque credo che oggi il vero obiettivo sia far muovere le informazioni e ridurre il movimento delle persone, altrimenti la situazione è insostenibile. E appunto io credo che questo è una delle cose su cui ci dobbiamo muovere, cioè nella società globale riuscire a ridare importanza ai territori e quindi aumentare soprattutto, come dicevamo prima, quella che è la mobilità delle informazioni e ridurre la mobilità non necessaria delle persone. Chiaramente questo è un prerequisito tecnologico, la diffusione della banda larga e del wifi, la connettività totale vista come fattore di sviluppo, e io credo che questa sia una battaglia che chi parla di essere appunto indigeno digitale dovrebbe fare come battaglia proprio dal punto di vista dello sviluppo del paese. Vi ringrazio a tutti, volevo ringraziare a voi chiaramente che mi avete sopportato, ma anche il gruppo dei Green Makers che in qualche maniera ci hanno ispirato in questo tipo di attività. Grazie ancora.